Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento di oggi dedicato a questo webinar dal titolo La cartella clinica informatizzata, risorse e tecnologie per la gestione integrata dei processi clinici e sanitari dopo l'emergenza Covid-19. Il webinar è in collaborazione con Advenias e AWS. Con noi ci saranno i relatori che terranno appunto questo webinar oggi con noi, sono Antonio Veraldi, responsabile area e regioni e sanità di FPA, che introdurrà e modererà il seminario di oggi. Simona Gambelli, la dottoressa Gambelli, direttore sanitario Rugani Hospital Gruppo Garofalo Healthcare, Nicola Lizza, responsabile UO Chirurgia Generale CDC Sanatorio Triestino SPA, Fabio Stirpe, medico responsabile Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta, provincia romana Camigliani, e Paolo Semprini, cofondatore partner di Advenias. Io faccio brevemente la solita introduzione alla piattaforma per tutti i partecipanti, poi lascerò la parola ad Antonio Veraldi che vi introdurrà meglio il tema di oggi. Ricordo sempre a tutti i partecipanti che è importante scegliere all'ingresso in piattaforma la voce partecipa evento. Altrimenti, se non si è scelta appunto questa opzione, non si riesce a sentire l'audio del webinar. Quindi, chi non l'avesse fatto, preghiamo di riuscire a rientrare per poter appunto cliccare su Partecipa evento e ascoltare l'audio del webinar. Per qualsiasi problema legato all'audio, vi preghiamo di cliccare sulla voce comunica nella barra degli strumenti in alto, cliccare su connessione audio, usa computer per audio e provare ad agganciare appunto l'audio, il vostro audio alla piattaforma. Due cose fondamentali per poter sostanzialmente interagire con noi durante il webinar sono la chat e il pannello Q&A. Vi preghiamo di differenziare queste due, come facciamo solitamente, di differenziare queste due sezioni. Una è dedicata alle domande legate appunto ai problemi tecnici. Ci sarà una nostra collega Liliana Gianni in chat che vi darà supporto in questo. Quindi usate la chat, quindi l'icona che vedete con la nuvoletta per i problemi tecnici, mentre il pannello Q&A dedicato sostanzialmente alle domande di contenuto. Quindi tutte le domande che vorrete fare ai nostri relatori le potete fare direttamente all'interno di questo pannello. Il pannello Q&A che trovate all'interno del pannello con i tre puntini sospensivi. Se all'interno trovate un'icona blu con il pannello Q&A. Quindi queste sono le informazioni generali, le informazioni importanti per poter seguire in maniera ottimale il webinar. Io do subito la parola ad Antonio Veraldi che vi introdurrà nello specifico il tema di oggi. A te la parola, Antonio. A tutti, abbiamo una mattinata intensa di lavori, quindi io impegnerei il minor tempo possibile per introdurvi, perché sicuramente per voi che ci ascoltate, quello che è indicato dal titolo è un tema di grande attualità e che coinvolge le vostre strutture già da tempo nella scelta oppure nel miglioramento dell'uso che è stato già adottato. Abbiamo scelto insieme con Advenias, con il quale stiamo facendo un percorso importante per sottolineare come le tecnologie possano abilitare una miglior fornitura in termini di prestazioni sanitarie, ma anche una miglior gestione, una gestione più efficiente delle strutture stesse. Insieme, questo è il secondo appuntamento. Adesso lo verifichiamo concentrandoci su un tema che è quello della cartella clinica informatizzata. Dicevo, impegno poco tempo perché le testimonianze che voi ascolterete da parte della dottoressa Gambelli e da parte del dottor Lizza e del dottor Stipe sono
diciamo più utili di qualsiasi altra parola nel condurvi all'interno di una scelta che è quella della condivisione del dato attraverso la tecnologia e quella della gestione efficiente delle strutture sempre attraverso l'adozione di una tecnologia. Quindi vi do il benvenuto, vi auguro buon lavoro e do subito la parola alla dottoressa Simona Gambelli, che è il direttore sanitario del Lugania Hospital del gruppo Garofalo Healthcare. A lei, dottoressa. Buongiorno a tutti, salve, sì, appunto come dicevano dall'introduzione, io sono Simona Gambelli, sono direttore sanitario della Lugania Hospital, che è una struttura privata accreditata in provincia di Siena. Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio gli organizzatori dell'invito per portare appunto la nostra testimonianza su quello che è stato e quello che è ancora praticamente l'utilizzo della cartella clinica informatizzata all'interno della nostra struttura. Ovviamente, come sappiamo, appunto, all'interno di una struttura, nell'attività di una struttura sanitaria, la cartella clinica rappresenta l'elemento centrale su cui ruota tutta l'attività della struttura stessa, quindi è un documento formale, indispensabile e comunque previsto dalla normativa. Fino ad oggi veniva gestito nella maggior parte delle strutture in maniera cartacea, ovviamente, mentre ultimamente, confrontandomi insomma anche con altri colleghi di altre strutture, stiamo andando verso la cartella clinica informatizzata, verso l'informatizzazione, proprio perché praticamente il passaggio dalla cartaceo alla informatizzazione rappresenta proprio un cambiamento in qualche modo culturale, un cambiamento diciamo culturale a livello di vari punti di vista, a livello sanitario, a livello amministrativo, a livello di front office eccetera. Quindi praticamente non è solamente un progetto a sé stante, ma è un qualcosa che va a riguardare comunque un'organizzazione aziendale e un'organizzazione diciamo di tutta la struttura. Per cui diciamo anche all'interno della nostra struttura abbiamo deciso di intraprendere diciamo questo passaggio da cartella cartacea a cartella informatizzata, grazie anche a delle indicazioni che ci sono state poste dalla Regione Toscana, che hanno posto come requisito di accreditamento l'informatizzazione dei dati sanitari e della cartella clinica. Quindi diciamo riporto un po' quella che è stata la nostra esperienza nella costruzione e nel passaggio da cartaceo ad informatizzato. Ovviamente diciamo il passaggio come ogni cambiamento è sempre molto molto difficile in qualche modo, anche per me, anche perché la difficoltà o comunque l'idea che ci eravamo fatti all'inizio, perlomeno per quanto riguarda anche la mia esperienza, che sono sempre stata abituata a lavorare sul cartaceo, ovviamente è proprio il fatto che di voler riportare praticamente sulla informatizzazione pari pari quello che è praticamente nel cartaceo, e questo è proprio quello diciamo che intendevo quando volevo dire evoluzione culturale, perché in qualche modo ci deve essere proprio un cambiamento anche nell'approccio della modalità praticamente di lavorare. Per cui anche a me all'inizio, quando mi è stato insieme all'amministrazione, insomma abbiamo deciso di fare questo salto di cambiamento, un po' diciamo sono stata con un po' titubante, ma in realtà questo poi è stato tutto smentito nel percorso della costruzione e nell'utilizzo poi che ne facciamo quotidianamente. Per cui, come abbiamo in qualche modo lavorato, grazie all'aiuto anche di chi ci ha supportato in questa costruzione e quindi in questa contestualizzazione all'interno del nostro ambiente di lavoro. La nostra è una struttura prevalentemente ad impronta chirurgica, dove ultimamente abbiamo anche comunque pazienti in stato vegetativo, comunque pazienti fino ad ora che hanno fatto anche riabilitazione neurologica e quindi dovevamo contestualizzarla un po' nel nostro ambiente. Allora abbiamo iniziato in primo luogo facendo un incontro con i responsabili delle varie categorie professionali, quindi la caposala per gli infermieri, il medico di reparto con
diciamo, per quanto riguarda il gruppo dei medici, la direzione per quanto riguarda tutto il resto dell'organizzazione. E abbiamo iniziato a portare, a condividere praticamente quelle che erano secondo noi le necessità della cartella clinica, quindi il diario clinico, il diario infermieristico, la terapia, piuttosto che le varie scale, praticamente le varie scale che vengono utilizzate nell'attività quotidiana. Questo è stato un lavoro abbastanza importante ed abbastanza anche complesso, proprio perché il passaggio comunque, la mentalità comunque è sempre quella di riportare sul cartaceo, dal cartaceo, quello che è informatizzato, e quindi questo bisogna fare un salto praticamente ulteriore. E una volta che abbiamo, secondo diciamo noi, creato quella che era il più adatto possibile alle nostre esigenze, l'abbiamo portata, diciamo, ad utilizzare a chi sul campo ci lavora tutti i giorni, quindi medici di reparto, quindi infermieri piuttosto che osso, fisioterapisti e altre figure professionali. L'impatto all'inizio, come tutti i cambiamenti, è stato ovviamente di difficoltà, perché comunque il cambiamento, come ripeto, porta sempre delle cose nuove, quindi delle incertezze. In realtà poi, grazie anche agli aiuti che ci hanno dato le varie figure professionali nell'utilizzo quotidiano, abbiamo potuto ulteriormente in qualche modo personalizzare la nostra cartella. Quello che è stato più facile ovviamente è stato il diario clinico ed infermieristico, perché quello diciamo era di più facile approccio. Quello che ci era risultato un po' complicato, ma proprio probabilmente proprio per la differenza, diciamo, per i vari tipi di ricoveri che abbiamo, quindi lunghe degenze o chirurgie, per quanto riguarda la scheda di terapia unica, che stiamo ancora cercando di personalizzare ulteriormente al fine di renderla più agibile e sicuramente per ridurre quelli che sono tutti eventuali near-miss o errori che possono portare poi eventi avversi, ma siamo sicuramente per la strada giusta, e quindi la maggior parte della nostra cartella attualmente è informatizzata. Quindi diciamo i miglioramenti e la contestualizzazione della cartella l'abbiamo fatta sicuramente con tutte le figure professionali che quotidianamente lavorano sul campo. E dopo circa un anno di applicazione della cartella clinica, ovviamente abbiamo visto quelli che sono i vantaggi che la cartella clinica informatizzata ci ha offerto. Innanzitutto la possibilità di vedere in maniera immediata le varie figure professionali scrivono all'interno della cartella clinica, quindi non solo una cartella clinica informatizzata ma anche integrata, in modo tale che tutte le varie figure professionali, quindi infermieri, medici, fisioterapisti piuttosto che osso, possono integrare le loro consegne. La velocizzazione nella scrittura dei diari clinici e nelle varie schede. E un dato importante è che la cartella clinica informatizzata può essere appunto visionata da ogni postazione di computer o comunque tablet attraverso delle password, insomma, personalizzate, in modo tale che praticamente il personale medico può seguire anche l'andamento del paziente anche senza, diciamo, recarsi nel reparto, andare a trovare la cartella cartacea. In più ogni singolo medico può fare anche quando svolge, diciamo, le proprie consulenze, può recuperare dalle cartelle cliniche anche solamente i dati e i valori che gli interessano per completare la propria consulenza. Un vantaggio sicuramente, a conferma di tutto questo, un ulteriore vantaggio lo abbiamo in qualche modo evidenziato durante l'emergenza Covid. Durante
questo periodo, infatti, la nostra struttura è stata, una parte, diciamo, un'ala della nostra struttura è stata adibita a cure intermedie Covid. Quindi praticamente i pazienti che avevano superato la fase acuta ma con tamponi ancora positivi, o pazienti, per esempio, di RSA comunque con tamponi positivi, non in fase critica, ma che necessitavano comunque di ossigenoterapia o di altra assistenza prevalentemente infermieristica. In questo caso, essendo comunque un ambiente, diciamo, in qualche modo infetto, l'utilizzo della cartella cartacea sarebbe stato per noi molto più complicato, portarla al di fuori delle proprie della corsia e delle varie stanze, diciamo, della corsia e del reparto. E quindi, diciamo, la cartella informatizzata ci ha sicuramente dato un vantaggio, perché i nostri infermieri che scrivevano le loro consegne durante la loro visita, piuttosto che i medici che facevano solamente la visita e poi magari potevano valutarle praticamente le varie consegne al di fuori dell'ambiente infetto in qualche modo, o comunque dove c'era una possibilità maggiore di diffusione dell'infezione. Questo è stato l'elemento fondamentale, così come anche, per esempio, in caso di creazione poi di cartella cartacea, è bastato dare appunto una stampa per la cartella cartacea senza andare a prenderla e andare a stamparla, per cui anche questo ci ha favorito nella nostra attività in qualche modo. Ecco, questa è, diciamo, la nostra esperienza. Grazie Simona Gambelli, grazie per questa testimonianza. Direi che il senso importante di quello che stava raccontando lei è che la difficoltà che è legata ad ogni cambiamento che ognuno di noi vive quando dobbiamo cambiare qualcosa, nello specifico nella struttura sanitaria, all'introduzione della cartella clinica, può essere superato, quindi questa fase di transizione può essere superata più facilmente e più rapidamente con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Questo è un dato importante, l'introduzione di una tecnologia, di un cambiamento in termini di processo non deve essere realizzata con quello che, diciamo, può essere definito un processo di calare dall'alto le decisioni, ma va necessariamente nelle strutture così articolate come sono quelle sanitarie, è richiesto e favorito il coinvolgimento di tutti gli attori, dai medici fino all'ultimo degli infermieri che operano nel reparto, perché questo è uno strumento che permette a tutti di lavorare più rapidamente, più velocemente e più efficacemente nei confronti del paziente, perché questa è la sostanza. Questo oggetto non è rivolto, diciamo, oltre che a facilitare il lavoro e la gestione della struttura, non è rivolto solamente a questo, ma è rivolto anche ad aumentare e migliorare la capacità di cura e della capacità di risposta a quelli che sono i problemi del paziente. Grazie, dottoressa Gambelli. È proprio quello, la sicurezza delle cure del paziente, tutto quello che noi facciamo intorno è la sicurezza delle cure per il paziente, ovviamente, certo. Bene, questo è un punto importante, vi chiedo per chi ci ascolta di annotarlo, perché questo è il passaggio importante legato all'adozione delle tecnologie, quelli che sono i cambiamenti di lavoro legati all'adozione delle tecnologie. Adesso chiederei a Nicola Liz di raccontarci invece la sua esperienza. Parliamo di un ambito che è quello della chirurgia, perché Nicola Liz è responsabile dell'unità operativa della chirurgia generale della casa di cura Sanatorio Triestino, e di raccontarci appunto come l'adozione di uno strumento come la cartella clinica ha cambiato il suo modo di lavorare, perché ne parlavamo prima in preparazione di questo evento, e poi ha cambiato anche in questo caso il modo di governare il processo di lavoro del team, dell'equipe e di tutta la gestione. A lei, dottor Lizza. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto in particolare Simona Gambelli, che ha fatto un'introduzione che era praticamente la mia. Tutti i principi che ha espresso sono praticamente gli stessi, della difficoltà di un sistema nuovo, poi tutti i lati positivi che ha espresso in maniera eccezionale, soprattutto per quello che riguarda il Covid. Abbiamo avuto la vostra stessa realtà ed è così. Personalmente, per quello che riguarda la chirurgia, abbiamo trovato un grande lato favorevole nell'integrazione dei dati. I pazienti prima, in preparazione all'intervento chirurgico, venivano visti
dal chirurgo che faceva una scheda anamnestica, faceva firmare il consenso al paziente, poi qualche giorno dopo facevano gli esami preparatori, poi venivano visti dall'anestesista, poi quel giorno casomai non era disponibile il radiologo e quindi facevano l'ecografia o la radiografia in tempi diversi. E poi la cartella alla fine veniva creata uno o due giorni prima dall'infermiere del reparto che raccoglieva tutti questi dati, quindi ci trovavamo casomai il giorno prima a dover valutare il tutto. Ora invece con la cartella informatizzata, la cartella viene creata al momento in cui il paziente accede, per cui in qualsiasi momento nella fase preoperatoria tutti i dati convergono, quindi laboratoristici, radiologici, la valutazione anestesiologica, eventuali sospensioni di terapie anticoagulanti con bridge therapy, ma soprattutto il chirurgo non deve fare la sua scheda anamnestica per poi compilare manualmente la cartella il giorno dell'intervento, per cui dover fare la prescrizione dell'antibiotico-terapia profilattica al mattino dell'intervento, ma tutto questo viene fatto prima. Quindi, come diceva Antonio Veraldi qualche giorno fa, il giorno dell'intervento io faccio il chirurgo. Cioè non devo occuparmi più di quelle pratiche che non sono burocratiche, sono sempre mediche, ma che al mattino ti tolgono tempo. Operiamo 7 pazienti al giorno e quindi vuol dire che la mattina prescrivere l'antibiotico a tutti, verificare la sospensione degli anticoagulanti, tutto questo viene valutato prima, quindi oltre ad andare a salutare il paziente e a marcare la lateralità dell'intervento in caso dovesse esistere, praticamente noi non dobbiamo fare. E questo è il primo vantaggio. L'altro, per quanto riguarda il diario clinico di cui parlava Simona Gambelli, noi prima avevamo nella cartella cartacea un fronte retro: da un lato c'era il diario clinico medico, dall'altro quello infermieristico. Quel che succedeva molto spesso è che gli infermieri scrivono molto di più rispetto a quello che scrive il medico, perché noi casomai condizioni discrete, ferita pulita e asciutta, medicato, drenaggio, tutto. L'infermiere casomai invece scrive alzato, messo in poltrona 20 minuti, c'è una descrizione molto più ampia, quindi ci si trovava con 4-5 fogli di cui 5 degli infermieri, mentre invece il medico era ancora al primo, e quindi anche dal punto di vista tempistico ti trovavi in difficoltà. Adesso invece chi inserisce il proprio dato si intercala tra quelli degli altri, quindi è una visione anche temporalmente reale per quel che riguarda l'andamento del paziente. Altra cosa che ha anche introdotto Simona è la possibilità di accedere alla cartella informatica da tutte le postazioni, ma ancora di più anche dal di fuori dell'ospedale, perché io personalmente ho un'abitudine che è quella di chiamare alle 8:30 il reparto per parlare con gli infermieri e chiedere come vanno i pazienti, per cui la mia idea che un piccolo problema risolto alle 8 evita di portare al disastro di mezzanotte. Beh, ovviamente gli infermieri alle 8 appena arrivati cominciavano il giro, li disturbavi. Io adesso dal cellulare guardo l'andamento dei pazienti, vedo i drenaggi, cosa c'è, quanto c'è, quindi una cosa molto più semplice anche dal punto di vista mio di poter seguire il tutto in maniera diretta. Io avevo preparato qualche piccola diapositiva giusto per renderci conto fisicamente, ecco, come è fatta. Questa è la lista dei pazienti, ovviamente dove c'è scritto cognome e nome sono stati cancellati, quindi abbiamo una visione immediata di quella che sono i pazienti ricoverati. Invece a destra, come vedete in alto, c'è una casella verde, che sono quelli in attesa, che vuol dire i pazienti che devono essere preparati. Ovviamente, quello che dicevo prima, la cartella anamnestica che facevamo prima su un foglio prestabilito che poi andava riportata in cartella clinica, adesso viene fatta immediatamente, quindi qui già abbiamo tutto, l'analisi patologica remota, la prossima e l'esame obiettivo. Per quanto riguarda un'altra cosa molto importante, per esempio, è patologia procedura per arrivare alla SDO. La scheda di dimissione ospedaliera è sempre un buon problema in ambito ospedaliero, si cerca sempre di rifilare a qualcun altro, il problema è che noi siamo due chirurghi e quindi ognuno la deve rifilare a se stesso. E il programma, il momento in cui sono stati inseriti i codici della patologia dell'intervento, li riporta automaticamente nella SDO, che quindi va soltanto convalidata con guadagno di tempo e soprattutto senza farsi inseguire poi dagli amministrativi, perché qualcuna manca, qualcuna l'hai persa, qualcuna non l'hai integrata.
Questo è un po' il quadro che noi ci troviamo quando apriamo la cartella di un paziente. Come vedete, ci sono parecchie icone, alcune sono di utilizzo medico, altre infermieristiche. Fondamentalmente c'è importante sono il diario clinico, le prestazioni sanitarie e ovviamente la terapia. Ecco, per quanto riguarda la terapia, ecco, molto importante è la colonna gialla, perché in questo caso spero che tutti riescano a vedere, c'è la prescrizione di una statina, di un antipertensivo, e quello non è un problema. E invece quando si arriva alla profilassi, per esempio, ecco, c'è indicata che va somministrata nei 60 minuti precedenti all'intervento, ma quando c'è una terapia al bisogno, e questo al bisogno è stato sempre un grande problema, perché noi scriviamo al bisogno, giustamente l'infermiere bisogno cosa vuol dire? Allora entrava la direzione sanitaria, bisogno a seconda del dolore, questa si chiama terapia condizionata. Nel momento in cui si prescrive con terapia condizionata, il computer ti chiede il numero di prescrizioni massime al giorno, l'intervallo orario tra le prescrizioni e qual è il motivo della condizione. Quindi in caso di antidolorifico, quindi terapia antalgica, noi mettiamo la scala NRS, quindi diamo un valore al di sopra del quale quella terapia va somministrata, al di sotto del quale invece la terapia, parlando sempre col paziente, può non essere somministrata. Dottor Lizza, mi scusi se la interrompo, volevo soltanto avvisare i partecipanti che appunto se vogliono ingrandire la slide possono farlo con la barra grigia di fianco alle slide, trovano a comparsa una barra grigia e c'è proprio il simboletto dello Zoom, quindi ecco, era giusto per avvisarli, l'abbiamo scritto anche in chat. Grazie. Perfetto, grazie. Questa ovviamente è la visione dal punto di vista del medico, l'infermiere ha una visione diversa in cui vede la prescrizione a secondo delle fasce orarie, lui va in fascia oraria e quindi vede la prescrizione, somministra e indica l'avvenuta somministrazione. Questo poi per quanto riguarda il referto di sala operatoria, che è una cosa che sinceramente io preimposto già il giorno in cui faccio la visita al paziente, nel senso che mi apro già la cartella, metto già la data, e in modo che il giorno dell'intervento devo soltanto compilare i dati di ingresso, sala, uscito, sala, tipo di anestesia, e c'è la possibilità ovviamente con delle macro preimpostate sia per il referto operatorio e per la lettera di dimissione di avere una rapidità di esecuzione, perché ovviamente un intervento di ernioplastica inguinale, un intervento di emorroidectomia o di colecistectomia per 90% nella descrizione comune a tutti. Quindi si va soltanto a inserire quelle che sono le peculiarità di ogni intervento senza perdere tempo, e idem per la dimissione, dove i consigli del paziente operato di quella determinata patologia, bene o male, sono sempre gli stessi, e dove si va quindi a personalizzare soltanto eventuali variazioni terapeutiche, eventuali medicazioni da ripetere più volte, però c'è un grande guadagno di tempo. Soprattutto in una struttura come la nostra, noi siamo un privato convenzionato in cui la produttività è importante, i tempi di passaggio tra un intervento e l'altro spesso erano limitati proprio dalla necessità che aveva il chirurgo di passare tempo a prescrivere, a compilare la cartella, a fare la lettera di a fare il referto operatorio o eventualmente impostare la lettera di dimissione, tutte cose che adesso si sono davvero abbreviate nei tempi. E questo, quindi, poi l'intervento alla fine viene refertato in questo modo. E altre diapositive non avevo, comunque con la visione d'insieme c'è, ma il grande vantaggio abbiamo trovato sia per la preparazione a priori del paziente con la convergenza di tutti i dati dalle varie unità che preparano il paziente, quindi che sia laboratorio, anestesia e chirurgia e chi ne ha più ne metta, e soprattutto la possibilità di anticipare certi gesti che prima toglievano tempo ed energia il giorno dell'intervento, e la possibilità comunque di poter accedere da qualsiasi luogo e verificare quello che è l'andamento dello stato del paziente. Grazie dottor Lizza, anche per il rispetto cronometrico del tempo assegnato, grazie. Anche qui
torna, diciamo, l'elemento, anche se in un contesto come quello della chirurgia, torna l'elemento che diceva all'inizio la dottoressa Gambelli, cioè l'adozione della tecnologia, adozione meditata, pensata, personalizzata della tecnologia, perché ovviamente le esigenze sono tutte diverse, vanno tutte considerate, porta a una condivisione dei dati e quindi a un'efficacia maggiore in termini di servizio che viene fornito al cittadino paziente, e dall'altra parte a una valorizzazione del lavoro delle equip, perché il tempo viene dedicato sempre più e sempre meglio a quello che è appunto la conoscenza che si può mettere a disposizione della struttura, del cittadino o del paziente o del familiare, perché la fase dolorosa della malattia o comunque l'intervallo del rapporto con la struttura sia vissuta nel miglior tempo possibile, nel miglior modo possibile, e soprattutto non sia condizionato dagli aspetti, tra virgolette, burocratici che invece il cartaceo si portava dietro per la lungaggine necessaria fisiologica della. Adesso chiederei al dottor Stirpe che ci porta in un mondo diverso, ci porta all'interno di un centro di riabilitazione che è il villaggio Ingegnolista della provincia romana dei Camilliani, quindi vediamo un altro aspetto ancora, il calare la tecnologia su bisogni che sono completamente diversi. Il Fabio Stirpe è il medico responsabile e ci racconterà la sua esperienza appunto in questo contesto particolare che è quello della riabilitazione. A lei, dottor Stirpe. Grazie, buongiorno a tutti e un ringraziamento agli organizzatori per questa opportunità di confronto che ritengo sempre costruttivo. Io ho adottato la mia prima cartella informatizzata circa 20 anni fa in altri centri che dirigevo, e da allora non sono più riuscito a farne a meno. E ovviamente negli anni ho cambiato tanti prodotti e oggi 20 anni nel campo dell'informatica sono un'era, quindi è veramente un altro mondo. Ma un elemento è sempre rimasto costante, e cioè la necessità di conoscere in maniera approfondita lo strumento che si vuole utilizzare. Perché questo non diventi, come capita ancora oggi in qualche realtà, una semplice macchina da scrivere molto tecnologica. E quindi è necessario conoscere lo strumento. Da questo punto di vista, il prodotto di Advenias è un prodotto fantastico, innanzitutto perché è intuitivo e poi perché, come abbiamo visto, si integra perfettamente in situazioni che hanno dei fabbisogni clinici estremamente diversi dalla medicina, alla chirurgia, come nel mio caso alla riabilitazione per la disabilità mentale. Il nostro è un centro psichiatrico fondamentalmente e trattiamo delle disabilità multiple, plurisensoriali. Eppure lo strumento funziona perfettamente, anche se poi negli anni, proprio conoscendolo, è stato possibile personalizzarlo sempre di più per in casa, tra l'altro senza neanche ricorrere al supporto della software house, ma per adattarlo in maniera costante a quelle che sono le necessità della struttura. Io oggi mi fermerò semplicemente ad analizzare 3 processi che mi sono sempre stati a cuore, e rispetto a questi processi la cartella informatizzata rappresenta il cuore del sistema. E parlo del processo clinico, ovviamente del processo di gestione clinica del paziente, della gestione del rischio clinico e della gestione di tutto il sistema clinico. Essendo noi una struttura certificata, la norma ISO 9001-2015 per il sistema di gestione della qualità in ambito sanitario. Per quanto riguarda la clinica, io credo che poco da aggiungere rispetto a quello che hanno già detto i colleghi. È chiaro che uno scambio di informazioni e una rapidità nella modalità comunicativa all'interno dell'equipe multiprofessionale che agisce oggi in qualsiasi ambito sull'utente è un passaggio fondamentale, è un elemento fondamentale, perché
non solo migliora i tempi di reazione, ma anche permette in qualsiasi momento di avere una visione a 360 gradi dell'utente su cui stiamo lavorando. E questo rispetto al vecchio modello cartaceo è un passaggio epocale, direi, ma soprattutto è un passaggio che, sul quale io dico sempre, non bisogna mai essere fermi. Cioè, nonostante tutti i vantaggi che ci dà oggi l'informatizzazione e un buon prodotto di cartella informatizzata, dobbiamo fare in modo di chiedere a noi stessi e a quello, agli strumenti che abbiamo a disposizione, di migliorarci sempre di più. E questo credo che valga non solo per l'ambito della riabilitazione cognitiva, per la riabilitazione psichiatrica, ma un pochino per tutti gli ambiti. E io direi che per quanto riguarda l'aspetto clinico, l'utilizzo di uno strumento come quello informatico, come quello di Avenias, ha una serie di vantaggi infiniti, per cui a un certo punto, volendo individuare un elemento contrario, diventa anche estremamente difficile. E riflettendo con i colleghi, il contro che trovo in un sistema del genere è che si corre il rischio di diventarne addirittura dipendenti, perché poi dopo l'elemento umano certe volte tende a passare in secondo piano, perché tutte le informazioni che ci vengono poi ci mettono in una condizione di sapere tutto, e invece bisogna sempre mantenere quell'elemento critico che è fondamentale per il medico, per il terapista, per l'infermiere, per lo psicologo, che deve avere queste informazioni proprio per gestire quel qualcosa in più che ognuno di noi può dare per quell'utente. E la personalizzazione che permette di fare Avenias è una personalizzazione che poi ci permette di entrare sempre di più nel dettaglio clinico che ci interessa modificare e monitorare, soprattutto, che sicuramente sarà diverso rispetto ai diversi setting e alle diverse esperienze cliniche. È chiaro che io nelle mie strutture non ho bisogno di avere sotto controllo i dati, per esempio, ematochimici, quanto per esempio i dati comportamentali. E quindi questo processo di personalizzazione, che si può tranquillamente fare in casa, come dicevo prima, ti aiuta ad avere poi quel qualcosa in più e dare quel qualcosa in più all'utente, e nell'ambito di tutto il processo clinico portare un valore aggiunto. Per quanto riguarda la gestione del rischio clinico, questo è un argomento che negli ultimi anni, almeno nella nostra regione, ma insomma che lo sappia ormai in tutta Italia, sta avendo un ruolo sempre più importante. E il rischio clinico diventa un elemento monitorare e permettere un'effettiva gestione e una risposta in tempi reali al rischio clinico che ogni azienda si trova davanti nel quotidiano, diventa un momento estremamente particolare e bisognoso di attenzione, perché poi questo implica tutta una serie di processi collaterali che poi recentemente sono stati anche ben sintetizzati dalla legge Gelli e da tutto quello che è poi i rapporti con le compagnie di assicurazione, eccetera, eccetera. Quindi in che modo si riesce, attraverso l'utilizzo di uno strumento come questo, a gestire tutte quelle criticità che riguardano il clinical risk management. Faccio un paio di esempi, forse uno più generale, quello per esempio sulle infezioni correlate all'assistenza, che diciamo per un centro come il mio fino all'altro ieri non avevano senso, erano rischi assolutamente trascurabili, ma guarda un po', da marzo è diventato con il Covid un imperativo, no? Quindi la necessità di monitorare tutta una serie di aspetti proprio per fare in modo che tutte quei rischi dedicati alla,
contagio, la diffusione di un'infezione nosocomiale può indurre. L'altro aspetto, per esempio, che sta sempre a cuore chi gestisce il rischio minimo e che invece è di quotidiana, è una routine quotidiana per questo tipo di centri, è il rischio di caduta. Da noi esistono, la caduta è una cosa all'ordine del giorno, più di una al giorno e con più cause al giorno. Per cui noi abbiamo cadute spontanee, come può succedere ad esempio nella maggior parte dei casi nei centri in cui esistono gli anziani, ma da noi questo è un dato quasi trascurabile, è molto difficile che si verifichi questo evento. È una delle cadute più frequenti perché i pazienti si disturbi comportamentali nel disordine mentale sono all'ordine del giorno, ci sono dei continui atteggiamenti di aggressività auto ed etero diretta e con un conseguente rischio di cadute che poi possono essere naturalmente anche più gravi dello stesso atto di aggressione. Oppure ancora la caduta legata alla crisi epilettica. E quindi anche questo è un fenomeno molto diffuso nei nostri centri, nei centri che si occupano di questo tipo di patologie. Quindi, per esempio, noi semplicemente una semplice modifica fatta in casa, cioè quella di aggiungere alla caduta spontanea altre tipologie di cadute negli eventi, ci ha permesso di avere in tempo reale i dati, giorno per giorno noi li tiriamo fuori, e di poter fare nell'ambito della gestione del rischio clinico, ma anche nell'ambito della gestione clinica, tutta una serie di azioni di miglioramento che sono obbligatori e che sono indispensabili per salvaguardare la salute dei ragazzi. Parlo di ragazzi perché noi abbiamo prevalentemente un centro. E quindi una tutela non solo per la salute dell'utenza, ma anche per l'incolumità, tra virgolette, medico-legale dell'azienda. E noi siamo riusciti ad avere dei dati, a tirar fuori dei dati che implicano non solo la gestione clinica della caduta, ma anche la logistica, la struttura strutturale, il posizionamento dei mobili, l'analisi di questi dati che ci ha permesso quindi di individuare una serie di criticità e affrontarle in maniera diversa rispetto a quando avevamo semplicemente la carta e dove comunque non c'era la possibilità di avere un dettaglio, un riscontro statistico come quello che abbiamo. Un altro elemento. Dottor Sitt, le chiederei di avviarsi alla conclusione. Sì, lo sapevo, dico così. Finisco immediatamente per quanto riguarda il sistema di gestione qualità. Un altro elemento, noi nel panel degli indicatori abbiamo una serie di dati che dobbiamo periodicamente rendicontare e mentre una volta è necessario fare una serie di interventi manuali, oggi con lo strumento informatico è possibile rispondere in termini praticamente in tempo reale a tutti quegli indicatori che sono inclusi nel nostro panel del sistema qualità. Concludo semplicemente, lascio perdere la nostra esperienza Covid, dicendo che sicuramente l'utilizzo dello strumento non porta solamente a un miglioramento della comunicazione interna e a un'ottimizzazione dei tempi, ma comporta anche un miglioramento della decisione da un punto di vista clinico, organizzativo e gestionale fatto sulla evidence base, quindi sull'analisi dei dati che vengono inseriti in cartello. Ho finito e mi scuso se mi sono dilungato un po' troppo. Grazie dottor Sitt, no, sono io che devo chiedere scusa per questo ruolo particolarmente antipatico che è quello di interrompere le comunicazioni di esperienze così interessanti, però abbiamo il tempo contato, ma soprattutto abbiamo le persone che ci stanno ascoltando che ovviamente hanno definito un certo tempo per seguirci e potrebbero dover tornare al lavoro o alle altre occupazioni senza potersi fermare oltre. Grazie dottor Sitt, anche qui sottolineatura importante, interessante questo discorso del rischio clinico legato all'adozione delle tecnologie. Adesso chiamerei, sempre per economizzare il tempo, Paolo Sentini,
cofondatore e partner di Advenias, la realtà con la quale stiamo facendo questo percorso, per chiudere questa sessione di lavori. Mi permetto, visto i rapporti che abbiamo con Paolo, di indirizzare la base di quello che è scaturito un po' il discorso. Paolo, ci piacerebbe che raccontassi ai nostri ascoltatori in questo momento anche qual è il ruolo del partner di mercato nell'adozione di uno strumento. Come abbiamo sentito i nostri tre clinici raccontarci di come nella quotidianità lo strumento ha efficacia, ma questo è il loro punto di vista. Invece a te chiederei di raccontare che cosa significa per le strutture sanitarie che ci stanno ascoltando avere un partner che affianca il percorso di adozione, il percorso di transizione digitale, che come dicevamo all'inizio è sempre un percorso di cambiamento e come tutti i cambiamenti implica un minimo di difficoltà, di necessità, di impegno. Diceva il dottor Stirpe, certe cose vanno volute, cioè devono essere volute, quindi le dobbiamo fare perché ci crediamo. Ecco, a te chiederei, oltre al resto, di raccontarci anche questo aspetto del rapporto con le strutture sanitarie. La bontà del prodotto ce l'hanno raccontato i clinici. A te chiederei qual è il ruolo di un partner come Advenias nella fase di transizione digitale, come vedi il partner di mercato. Grazie, Paolo. Grazie Antonio, buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i relatori per quella che è stata l'architettura di questo webinar e sono felice di dare il mio contributo intanto per contestualizzare Advenias su una parola e poi sicuramente arrivo a rispondere anche alla tua domanda Antonio. Noi siamo partiti con la prima versione della cartella clinica interamente online in versione cloud as a service nel 2012 ed era sicuramente una scommessa. Oggi questa scommessa si è rivelata, oserei dire, vincente, perché per dare un'idea siamo arrivati a superare già dall'anno scorso i 100.000 pazienti sulla piattaforma, lavorando in tutto il territorio nazionale. E per dare un altro dato dimensionale, abbiamo superato i 106 milioni di terapie somministrate, con picchi di lavoro che superano sulla piattaforma 4.000 transazioni all'ora, 40 milioni al mese, insomma. Quindi per il futuro siamo sulla strada giusta e anche dal webinar di oggi ci vengono forniti molti spunti utili. Bene, io vorrei dare il mio contributo e evidenziare alcuni aspetti relativi anche alle situazioni e casi d'uso che sono stati rappresentati molto bene. Sposto l'analisi sulla responsabilità del nostro ruolo, come mi hai chiesto di fare Antonio, come attore di mercato che spinge all'innovazione e come abilitatore di cambiamento. In questi mesi io ho parlato con tante strutture sanitarie, ho ascoltato anche delle situazioni drammatiche e mi ha fatto capire che il Covid e il periodo di lockdown in particolare ha costretto tutti a cambiare le nostre routine quotidiane e il nostro modo di lavorare. Chi lavorando in condizioni molto diverse da prima, come gli operatori sanitari che sappiamo benissimo che tipo di sforzo hanno fatto, e chi come noi passando allo smart working. Questo ci ha dato sicuramente modo e ci ha dato tante nuove opportunità e ci ha portato a osservare e riflettere su tante cose. Anche noi ci siamo interrogati sul senso del nostro ruolo sul mercato, non più e non solo come fornitore di semplice produttore di software o di cartella clinica, ma quello di accompagnatori nel cambiamento sempre di più, soprattutto ascoltatori degli elementi anche critici del prodotto, come ha detto il dottor Stirpe, e soprattutto delle esigenze delle strutture sanitarie che sono molto, molto, molto differenti tra di loro. Quindi, come è stato giustamente detto, l'adozione della tecnologia ci consente indubbiamente di prendere decisioni più veloci e in molti casi anche migliori, perché sono basate sui dati. Quindi, adesso mi sono perso il mouse, ecco di qua.
Quindi facciamo qualche esempio. Allora, se ho un paziente con un problema improvviso e il medico è fuori struttura e bisogna, non so, ad esempio prescrivere un antibiotico, dargli un farmaco nuovo, eccetera, lui può collegarsi e vedere tutti i dati che gli interessano, ovunque sia, in macchina, a casa o in mobilità, può vedere i diari, i parametri vitali, i warning, la sua terapia, esattamente come se fosse in struttura davanti alla cartella clinica di quel paziente. E a quel punto può prescrivere un farmaco, esattamente l'antibiotico, quello che deve fare, esattamente come se fosse lì, guardando il bugiardino, le intolleranze, le interazioni, e modificare il piano terapia in modo tale che un minuto dopo l'infermiere può somministrare in tutta sicurezza. Mi è rimasto in mente un altro episodio di un caposala in provincia di Firenze, una volta che mi disse: io con la cartella informatizzata lavoro più serenamente, perché se ad esempio un medico mi cambia la terapia ad un paziente diabetico, ad esempio, e i giorni successivi ho dei dubbi, io guardo il grafico in un attimo dei picchi glicemici e immediatamente vedo se i picchi sono calati o non sono aumentati, quindi in un attimo ho la consapevolezza che il cambio della terapia, questo per dire anche la fiducia nei confronti dei medici qualche volta, mi dà serenità, mi dà più tranquillità e io lavoro più sereno. Mi ha colpito questa cosa. Un altro esempio che è avvenuto sempre in un convegno è stato quello di un coordinatore che ha fatto vedere questa slide che vi ho portato, sempre la cito come esempio, che fa vedere come è migliorata la chiarezza dei diari prima e dopo l'informatizzazione, la cartella clinica, e lui aveva preparato questa slide per far capire i vantaggi nella lettura. Questa tra l'altro a sinistra è anche, voglio dire, abbastanza scritta bene, adesso è un po' piccola, però secondo me ce ne sono anche di molto molto peggio, e quindi la chiarezza nella lettura e la disponibilità delle informazioni, si vede subito che il tipo di impatto può avere la tecnologia in questo caso. Quindi, come diceva il dottor Stirpe, relativamente ai vantaggi della integrazione dell'equipe multidisciplinare, dove veramente qui si evidenzia e si enfatizza al massimo il vantaggio della condivisione del dato, e la possibilità di adattare autonomamente la cartella informatizzata, consente di operare in tutte le tipologie di setting sanitario, non solo le cliniche chirurgiche o riabilitative, ma ad esempio gli hospice, le cure intermedie, gli ospedali di continuità, le RSA, le RSD, poi insomma nelle declinazioni che la normativa regionale ha creato nelle sue babeli, e soprattutto per l'assistenza domiciliare, dove il sistema gestisce pazienti ormai con moltissime situazioni di alta e bassa intensità, e per molti aspetti è il futuro. Quindi diciamo che sono tre brevissimamente gli aspetti che io volevo portare alla vostra attenzione. Allora, sicuramente il ruolo dell'accompagnatore nella giungla di ostacoli di tutta la normativa, qui mi sono rimasto indietro con le slide, verso l'innovazione, questo tipo di passaggio che bisogna percorrere insieme vuol dire, dal lato nostro, spingere verso l'innovazione e anche abilitare dei processi sanitari più veloci, più efficaci, come quelli citati negli interventi precedenti. Il nostro mestiere consiste sicuramente nel conoscere e capire le esigenze delle strutture da un lato, e dall'altro trovare soluzioni innovative più semplici e ovviamente a costi accettabili, perché poi il costo rimane sempre un tema centrale. Quindi, ad esempio, avere i livelli di sicurezza, di performance e di tracciabilità più elevati possibili, che è quello che chiede il mercato, e in questo la partnership con Amazon Web Services è sicuramente una scelta determinante, anche avere costi inferiori rispetto ad avere i dati o i server in casa. Quindi, ad esempio, è un po' come avere il teleriscaldamento rispetto ad avere la bombola del gas in casa. Passatemi questo esempio. Sarebbe interessante sapere misurare
quanto tempo viene speso con le molteplici per rispettare le molteplici compliance che regolamentano le attività del settore sanitario. Quindi il sistema software deve rispettare e sostituire in molti casi, pensiamo ad esempio al costo complessivo dell'infrastruttura informatica, il cosiddetto TCO, il Total Cost Ownership, che è spesso complicato da calcolare. In generale gli obblighi normativi e organizzativi sono tantissimi e talvolta anche sovrapposti. C'è il rischio clinico, lo metto sicuramente per primo, ma poi ci sono gli accreditamenti regionali, i flussi SDO, la famiglia di norme relative alla sicurezza dei dati, con il regolamento GDPR sulla sicurezza dei dati, l'ISO 27001, la 9001, la certificazione di prodotto medicale, i test di penetrazione UAPT sull'antintrusione e via dicendo, insomma l'elenco è lungo e sono tutte norme in evoluzione, in continuo aggiornamento e aggiustamento anche a livello regionale alle volte, grazie alle ASL che a volte vanno anche a personalizzare ulteriormente la richiesta di debito informativo, e quindi questi obblighi si devono sposare con un'operatività che deve rimanere snella, semplice tutti i giorni. Ecco perché il nostro ruolo deve comunque sempre partire dall'ascolto. Quindi io, ecco, su questo noi abbiamo lavorato anche sulla community di Advenis, ad esempio, che è nata proprio con questo intento, per vedere la partecipazione, il coinvolgimento, le proposte di molti operatori che vanno proprio in questa direzione, come quella di oggi, che ci coinvolge tutti perché, come hai detto tu Antonio, alla fine siamo tutti cittadini e pazienti, ahimè, quindi che ci piaccia o non ci piaccia, poi magari prima o poi ci tocca anche a noi. E l'altro aspetto è quello che abbiamo fatto durante il Covid, per il Covid e l'emergenza Covid, su cosa siamo intervenuti durante il lockdown. Sono essenzialmente tre gli aspetti. Il primo è la gestione degli eventi Covid per i pazienti, quindi a livello di gestione della cartella, degli eventi del Covid, dei tamponi e via dicendo. Il secondo aspetto su cui siamo intervenuti è la gestione degli eventi Covid per gli operatori, quindi anche qui con gli adempimenti del caso, sulla parte sul modulo di risorse umane e infine sull'app dei parenti per la piattaforma iOS e Android. E stiamo continuando a sviluppare, raccogliendo le indicazioni, i feedback che ci arrivano quotidianamente, con uno sforzo di innovazione per rendere tutto il sistema sempre più semplice, più personalizzabile, più intuitivo e più gradevole anche nel suo utilizzo, perché anche questo è un elemento sempre abbastanza centrale. Ultimo aspetto, vado a chiudere, quello dei dati, sicuramente già citato anche dal dottor Stirpe, io mi spingo un po' più in là, sicuramente abbiamo a disposizione a questo punto, una volta fatta l'informatizzazione, tantissimi dati sanitari relativi ai pazienti, alle attività, agli operatori, e alle tipologie, però una volta realizzata questo passaggio dell'informatizzazione, l'aspetto più significativo sicuramente quello di andare anche verso il governo della struttura con anche cruscotti economici o gestionali, ecco, quindi se informatizziamo le attività quotidiane sanitarie, questo va in modo coordinato a beneficio del controllo di gestione del governo della struttura su tutte le aree. Quindi se passiamo ad esempio a vedere velocemente, non so, noi vogliamo vedere l'incidenza del costo dei farmaci o dei pasti o dei servizi come quello della lavanderia o per un certo reparto o un certo profilo, sono tutte informazioni utilissime per fare determinate scelte, e qui ho portato qualche esempio. Adesso qua a sinistra abbiamo il fatturato delle specialità e dei percorsi ospedalieri, qui c'è l'ambulatoriale, l'ex DRG, degenze convenzionate private, questi poi sono tutti cruscotti interattivi, quindi in tempo reale ho il dato ma ci posso navigare dentro, e spesso questo nelle cliniche si fa fatica ad ottenere come cruscotto immediato. Oppure sotto vediamo i DRG rispetto al budget diviso tra regione e fuori regione per ciascun DRG, oppure a destra per ciascun DRG
vedere il numero e la tipologia di pazienti. Insomma, sono tutti dati che a questo punto mi arrivano, tra virgolette, gratis in tempo reale. Un altro bruscotto, questo invece più per le degenze riabilitative o lungo degenze, invece è composto sempre dagli stessi dati delle attività sanitarie che vanno a finire dentro a un bilancio riclassificato per centri di costo di contabilità analitica, dove il centro di costo è quello che si vuole definire liberamente, quindi un reparto, un piano, un gruppo omogeneo di pazienti e via dicendo. In tempo reale vedo lo scostamento tra consuntivo del consuntivo sul budget, che lo vedo evidenziato in rosso e in verde, così in automatico mi salta anche all'occhio. L'altro, l'ultimo direi, è la parte relativa al personale, che è personale sicuramente una delle voci che incidono maggiormente, e qui vedo i minutaggi di ciascuna tipologia e mansione e li posso confrontare velocemente con rispetto degli standard regionali, con il budget personale che l'azienda si è decisa di dare. Anche qui i budget sono gli standard regionali sono declinati a seconda delle regioni e quindi i dati confluiscono in un controllo di gestione semplice basato sempre sulla registrazione delle attività sanitarie e dei timbratori. E sulla base di queste informazioni disponibili posso prendere delle decisioni sulla qualità e sul governo della struttura più precise e più consapevoli, indubbiamente. A questo punto io spero di essere stato nei tempi, ringrazio per l'attenzione, dovrei essere stato nei tempi, passo la palla ad Antonio per le considerazioni conclusive e rimango a disposizione per le domande. Grazie. Grazie Paolo. Sì, ci siamo ancora nei tempi, chiedo solo un piccolo spazio di tolleranza, diciamo 5-6 minuti, mentre Rossella si affaccia per comunicarci che sta assegnando probabilmente. Sì, allora io ho assegnato, sono arrivate un po' di domande, le ho assegnate, ho visto anche che Paola ha già risposto mentre c'erano gli interventi degli altri relatori, è arrivata qualche ultima domanda, quindi se volete rispondere, sì, siamo già fuori con il tempo, però vedo che ci sono ancora delle persone collegate, quindi abbiamo ancora qualche minuto se volete. Sì, io chiederei ai nostri relatori, quindi a Simona Gambelli, a Nicola Licci, a Fabio Stirpe, di lasciare a testimonianza del loro lavoro quotidiano e della giornata di oggi una frase che viene e che può essere da stimolo per avviare in chi ha ancora delle perplessità questo processo di transizione digitale, no? È evidente che l'aver avuto il condividere il lavoro, le preoccupazioni e la fatica può dare a questo messaggio una forza che non ha, la vediamo solamente dal punto di vista così, oggettivo. Quindi vi chiederei, sulla base della vostra esperienza, un minuto, una battuta che sintetizzi qual è secondo voi il valore che avete già tracciato più ampiamente, ma quello che volete lasciare come messaggio, il valore della transizione digitale, il valore da lasciare ai vostri colleghi. Inizierei il giro dalla dottoressa Gambelli. Un minuto e mezzo in questo senso per annotare, perché chi ci ascolta, chi continua ad ascoltarci, si annoti un messaggio che si porta poi a casa dopo quest'ora di lavoro comune. Per la nostra esperienza, perlomeno da quello diciamo che sento anche dai nostri colleghi, l'elemento fondamentale è la integrazione, cioè la possibilità, come diceva il dottore prima, di poter vedere in tempo reale le varie consegne scritte dai vari sanitari, insomma, ecco, in modo tale da poter collaborare in maniera immediata piuttosto che
prolungare praticamente i tempi di intervento, anche clinico, insomma. Ecco, per me la cosa più importante è la maggiore integrazione, insomma, facilità e velocità di integrazione. Grazie, dottoressa. Dottor Lizza, dal mio punto di vista, oltre all'integrazione, anche la serenità, una cartella chiara, una cartella scritta bene, una cartella leggibile da tutti, e la serenità anche dal punto di vista medico-legale. Non dimentichiamo che la cartella clinica, quando viene richiesta, il tutto non va inteso come un problema, ma una nostra garanzia. Quindi una cartella fatta bene, una cartella scritta bene, senza dubbi, senza puntini sospensivi di chi la legge perché non ha capito la calligrafia, dove tutto è integrato, pensiamo in sala operatoria, dalla conta delle garzelle compresse, dagli interventi anestesiologici, dal check-in, dal check-out, tutti quei passaggi che sono obbligatori sia per dal punto di vista medico-legale, ma anche per quel che è il riconoscimento di queste strutture, diventano una garanzia per noi in caso di problema, in caso di ovviamente richiesta di arcimenti o quel che sia. Prendiamo anche dal punto di vista, ecco, un attimo negativo, sono cose che possono succedere, quindi avere una cartella chiara, integrata, è sicuramente anche una nostra garanzia. Grazie, questo è un aspetto interessante, l'aveva accennato il dottor Stirpe, però lei è stato un po' più esplicita da questo punto di vista, quindi chiedo al dottor Stirpe come concluderebbe lui, cioè qual è il messaggio che lancerebbe ai colleghi che ci stanno ascoltando. Condivido esattamente quello che hanno riportato i colleghi. Aggiungerei quello che, a cui ho avuto modo di accennare, sulla possibilità, utilizzando questo strumento, di migliorare in maniera evidente il processo decisionale in ambito clinico. Porto un esempio di 30 secondi per farvi capire meglio quello che noi, come tutti a marzo, abbiamo avuto dei pazienti, ripeto, psichiatrici importanti con gravi disturbi comportamentali e con tutto ciò che questo comporta per quanto riguarda l'adozione delle misure di sicurezza. Quindi non parliamo di mascherine, non parliamo di distanziamento, è possibile, a questo tipo di pazienti. Abbiamo cominciato a avere i primi casi Covid e abbiamo preso la decisione, ho preso la decisione di non ricoverarli e di gestirli qua, perché mandarli in ospedale significava mandarli in piccolo ospedale. Ma non avendo un quadro al 100% di tutti i pazienti ricoverati, abbiamo dovuto attendere a qualche giorno, 2 o 3 giorni, prima di avere reso i tamponi. Però nel frattempo abbiamo cercato di dividere i pazienti per reparti, in piccoli gruppi, in modo da salvare il salvabile. E quindi piccoli gruppi di 3-4 ragazzi per reparto, utilizzando come principio per la divisione dei pazienti i dati clinici che avevamo a disposizione e quelli che stavamo facendo per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria. Quindi abbiamo fatto una query alla cartella, abbiamo diviso i nostri pazienti. Ebbene, io dico anche con soddisfazione, non abbiamo sbagliato un caso, cioè all'esito dei tamponi, il monitoraggio che stavamo facendo e che poi c'è stato feedback che ci è tornato dei dati attraverso la cartella informatizzata ci ha permesso di dividere i pazienti tra positivi e negativi già prima dell'esito dei tamponi e quindi abbiamo limitato moltissimo, se consideriamo che qui girano circa 200 pazienti, a 11 come casi totali che abbiamo avuto a fine periodo Covid. Solo i primi 11 che erano già stati identificati con l'utilizzo dei dati. Io questo penso che sia un esempio pratico di come si possa prendere, guidare un processo decisionale sulla base dei dati che si mettono a disposizione. Ovviamente bisogna inserire i dati. Grazie. Grazie dottor Stirpe. Si affaccia ancora Rossella Osio, quindi a questo punto direi che siamo proprio agli sgoccio di alle ultime. Sono simbolo, sì. Scusami Antonio, vedevo che comunque Paolo ha risposto a tutte le domande, quindi non so se voleva aggiungere qualcosa. Direi che è stato detto tutto ampiamente, sicuramente l'integrazione del lavoro tra l'equipe multidisciplinare che ha punti di vista, informazioni e dati fatti anche in momenti diversi temporalmente e da punti di vista professionali diversi
poterli mettere insieme sicuramente porta un valore aggiunto al modo di lavorare. Quindi questo è secondo me la sfida, perché tutte le strutture sono diverse, tutte le realtà sono diverse e quindi anche a parità, voglio dire, di tipologia di utenza, il modo di lavorare è diverso. Quindi sicuramente la sfida è quello di calare bene nella propria realtà il progetto di informatizzazione e i processi che devono essere governati in maniera da renderli semplici. Semplici, risparmiare tempo e a quel punto lavorare meglio. Poi per le domande sto rispondendo sì, velocemente, spero di aver risposto a tutti, eventualmente poi ci possiamo approfondire in separata sede. Sì. Grazie, grazie. Bene. Allora chiuderei. Credo che sì. Così. Chiuderei ringraziando ancora la dottoressa Simona Gambelli, grazie a voi, il dottor Nicola Lizza, il dottor Fabio Stirpe. Direi agli amici che ci stanno seguendo che troverete sia le presentazioni, sì, che questo lo ricordiamo, la registrazione nelle pagine del nostro sito, ma per avere riferimenti precisi cedo la parola a Rossella. Vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla nostra prossima iniziativa. Ringrazio ovviamente Paolo Semprini e Advenias che ha permesso la realizzazione di questo lavoro comune, nonostante adesso in questo momento sia ancora complicato vedersi e poter lavorare insieme, che invece è fondamentale in un'attività come la nostra, rivolta al benessere delle persone. Grazie a te, Rossella. Grazie. Sì, grazie mille a tutti, ringrazio anche io tutti i relatori e ricordo, come hai detto tu Antonio, ai partecipanti che possono trovare sia la registrazione di questo webinar che anche il materiale online presto sul nostro sito. Comunque manderemo sempre una comunicazione a tutti con l'effettiva disponibilità sia del materiale che della registrazione. E grazie mille a tutti, se volete noi ci salutiamo nella sessione di pratica, quindi abbiamo una sessione di pratica così ci salutiamo. Grazie mille.